yeah. Certo i frame parade ti mandano sempre in un'atmosfera straordinaria, no? Ti sei sentita un po', non so, nel Tennessee, nella polvere, sì, o in un bellissimo campo di grano. Con il cappello da cowboy. Sì, sì, con sì, gli stivali. Esatto. Sì, mi sono visto un po' come, non lo so, quel Trinità, no? Lo chiamavano Trinità, sotto l'albero con il ciuffo di paglia. Grande, la spiga di grano in bocca, insomma. Ti portano sempre in questo ambiente straordinario i Flame Parade, quanto spaccano Luca, i Flame Parade. A Luca Comics c'erano due. Sei forti, bravi, li ho visti. Sì, 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 sì. Quello hanno vinto tutto, Sì, sì, sono stati molto bravi, sono stati molto bellino. Bellino anche Luca Comics. Bellini Flame Parade straordinari. Sì. New Home era il pezzo abbiamo appena sentito su Gangradio, the best Italia, we're breathing the world. Due luppoli a servizio vostro fino alle 23.30, siamo qui, non si molla di una virgola. Fino alle 23.30 siamo qui? Sì, sì, perché? Dalle 21.30 alle 23.30. 30. Sì, è troppo anche tardi. Oggi? Anche oggi. Lo può andare via prima? Ma non ti ho visto firmare il permesso. No, riservazione dei genitori, no. Se te lo stige non firma il permesso, a parte se la Dania fai quello che ti pare. Poi non c'hai te lo stige. Ma sì, ma fai quello che ti pare, tanto se la Dania, ma che se ne frega, ma che se ne frega. Ci faremo firmare la giustificazione dai Flame Parade, insomma, che se ne frega. In video sulla pagina Facebook di Ganga Radio, avete già cliccato mi piace su Ganga Radio? Fatelo ragazzi, perché fa bene al cuore, fa bene al cuore, e anche perché vi presentiamo tante sempre cosine nuove, insomma canzoni, pezzi nuovi, ed anche i famosi e immancabili irrimediabili studi della scienza dell'università di tutto il mondo, perché adesso siamo qua a presentarvi un ennesimo studio, anzi un'invenzione, scusate, quindi una cosa più concreta, più una startup, come si direbbe, come dicono quelli che se ne intendono in questo momento. Una startup, insomma, un'invenzione nuova. Non è un'applicazione, ma è una cosa concreta che noi abbiamo, perché ormai chi ci ascolta dal tempo lo sa e non capiamo come mai. Vi chiediamo scusa per questo. Però i tre luppoli sono usati spesso e volentieri per testare i prodotti. Sono le cavie. Esatto. Sono proprio le cavie. Non sì. Che noi si sappia testare la roba, ecco, non, a testate la prendiamo. Esatto, sì. Però la gente ce la manda. E quindi noi, vabbè, noi si fida di noi, vabbè. Sia mai che ci tiriamo indietro a questo, lo facciamo più che volentieri. E quindi ci hanno inviato questa volta un prodotto molto molto figo, insomma, tra l'altro un prodotto italiano, anche se poi verrà sviluppato in America. È un guanto, tra l'altro in video potete vederlo, è assolutamente trasparente, non, guarda, si vede, cioè, non si vede, vedete, non si sente, sembra di indossare, guarda, la mano, il nulla fanno i maghi, non si vede, non questo si guanto sente. Serve a, signore e signore, attenzione, a suonare qualsiasi superficie si voglia come uno strumento musicale, ragazzi. Cioè Wasgenara, oserei dire, no? Oh yeah. Ti viene a dire un po' Wasgenara? Oh, wow, tamburellando il bancone di Ganga Radio, sviolinando nell'aria, suonando il piano, la chitarra sullo esterno, la batteria con le pentole di casa. Cioè ragazzi, potete anche suonare lo sterno come una chitarra, sì. Quello che volete, perché questo guanto, signori, permette di suonare una infinita gamma di pattern and synth, quindi qualsiasi suono abbiate in mente da fare, lui lo fa, signori. Solo ragazzi, con l'immaginazione lui lo fa. E pensa come saranno contenti gli insegnanti di musica. Sì, sì. Pensa che di musica ci campa e ci studia costantemente, no? Pensa chi studia per anni uno strumento musicale. Adesso è arrivato il guanto. Ce l'hanno inviato per testarlo, perché ci tengono che noi lo testiamo per loro, perché ci ritengono persone affidabili in questo. Però e noi, vabbè, sia mai che loro pensino che noi non siamo affidabili, quindi non lo testiamo. Abbiamo ricevuto questo guanto trasparente, e adesso vi mostriamo come funziona. E siccome noi siamo persone alquanto egocentriche, no? Che amano il luzzo, come si direbbe a Pisa, che amano la sfida, abbiamo deciso non solo di testarlo io e la Dania, ma di sfidarci anche a vicenda, sì? Vedere chi è più bravo. Esatto, ma volete riuscire a capire chi è più bravo a suonare il guanto. Questo chiaramente non serve per il test, serve per noi, per poter poi sbeffeggiare per mesi l'altro e dire io suono il guanto meglio di te. Il mio guanto funziona più del tuo. Ah, guarda, tu suonerai il sassofono come nessuno, ma io sono il guanto meglio di te. E quindi noi abbiamo preso la palla al balzo, abbiamo detto ma sì, facciamo un favore a questi ragazzi che sono talenti italiani, e
Pensa un po' in cosa più, hanno pensato. In più ci sbeffeggiamo per mesi e mesi e mesi. Sì, ci fa comodo e non lo facciamo più volentieri. Il mio guanto trasparente l'ho già indossato, ok? Eccolo, lo vedete? Adesso io mi darò la alla pianoforte. Ho deciso di darmi al pianoforte. Sì, no, la chitarra. Ma no, perché sì, lo so che sono più da chitarrista, più frontman, lo so. Però mi sono dato un... voglio fare il frontman seduto, forse perché sono vecchio. Forse perché sì, con l'andare del tempo. Allora voglio fare il frontman seduto e mi metto al pianoforte e vi mostro come funziona il guanto, ok? Semplicemente suonando il banco che ho qui davanti a me, ok? Provo, vado? Vai. Vediamo, allora vado. Attenzione. La sol, sol. Ecco. Oh, questa era difficile, Dania. Questa è difficilissimo, difficilissimo. Oh, cioè, visto? Ma lo insegnano alle scuole medie. No, ma sì, do, re, re. Grazie. No, il pezzo quello là era vero che lo insegnavano alle medie. Sì, do, re, re. Era difficile. Ti sono piaciuto? Sono andato bene? Sì. Guarda, però funziona. Il guanto funziona. Questa una cosa l'abbiamo chiarita. E visto adesso sbeffeggi e fai tanto la gradassa, che strumento scegli? Sentiamo. Il violino. No, il violino se ti viene bene mi sbeffeggi per l'eternità. Grazie. Io ho studiato per anni violino. Guarda, il violino è difficilissimo. Non so. Te sei convinta di voler suonare il violino? Sì. Vuoi provare? Non ho la faccia da violino? Cioè, scendo anche dal mio piedistallo. Non ho la faccia di uno che ha già vinto, ragazzi. Sono scesa dal mio piedistallo. Attenzione, forse... è scesa dal piedistallo. Attenzione. 1, 2, 3, 4. Ma che diamine! Oh! Ma che diavolo succede, Dania? Fermati. Aspetta, ma è partite anche le cuffie. Ma ora mi devi spiegare come hai fatto a riuscire a suonare il violino in questa maniera. Ma poi un guanto sono i violinosi. Ragazzi, perché il mio guanto è differente. Noi noi vi lasciamo al vostro Grazie. Parere, ai vostri l'auto sentenza, so insomma, io. Decidete voi chi ha vinto. Pagina Facebook di Ganga Radio, commentate il video semplicemente scrivendo Giamba Super Mega Wow. E quello che prende più voti, andiamo in piazza Garibaldi al centro storico della Strassigna. Quello che perde se la gira in mutande. Guarda un po', la butto lì. Quello che perde la sfida ufficialmente se la gioca in mutande in piazza Garibaldi. Gradi sotto lo zero. Tocca a voi, sì, ragazzi, no? Commentate il video e facciamo questa girare in mutande la Dania. No! La nostra ganga brilla più dei neon. La nostra ganga si spegnerà come un... Anche Sex Pistols vogliono vedere la Dania in mutande girare in piazza Garibaldi. No, secondo me no, vogliono vedere dato Sex Pistols, la nazionale italiana, girare in mutande. Mandiamo la Dania in mutande a piazza Garibaldi, commentate con scritto Giamba, wow.